Questa sera in Prese Possibili ci addentreremo nel settore della progettazione e della consulenza tecnica. Qui con noi per parlarcene do quindi il benvenuto al perito industriale Nicola Mecca, amministratore unico di Mecca Engineering SRL di Bergamo. Grazie e benvenuto. Buonasera, grazie a voi. Buonasera, allora partiamo dalla storia di questa azienda che nasce nel 2010, però diciamo che il tutto in realtà nasce un po' prima perché lei ha una pregressa esperienza dall'attività di suo papà. Esattamente, allora Mecca Engineering nasce nel 2010 appunto dalle precedenti esperienze di studi professionali e società, dall'idea appunto di mio padre con me e mio fratello, e si occupa come oggi di progettazione nel dettaglio di impianti elettrici e di consulenza tecnica, che significa appunto direzione lavori e aspetti riguardanti la sicurezza, quindi controllo di ciò che vuoi nella realizzazione rispetti appunto i parametri di sicurezza e di buona riuscita dell'impianto secondo quando progettato. Ecco, dal 2010 come si è evoluta la storia di questa azienda? Cioè cosa è cambiato nel lavoro? Se ci sono stati momenti di alti, di bassi? Allora, nel 2010 è nata, non ci sono stati mai momenti di particolare difficoltà, semplicemente visto la flessibilità che abbiamo sempre deciso di darci anche nelle esperienze precedenti, seguendo appunto ciò che chiedeva il mercato, la società si è occupata in determinati tempi di telecomunicazioni, di impianti fotovoltaici o di illuminazione, seguendo appunto ciò che chiedeva il mercato per soddisfare appunto le esigenze. Ecco, ad oggi quindi qual è il core business di Mecca Engineering? Ad oggi c'è una alta percentuale di progettazione di impianti di illuminazione interna ed esterna, e anche per ciò che resta di questa percentuale, diciamo, di progettazione impianti civili industriali e fotovoltaici, che comunque c'è sempre una buona richiesta. Ecco, so che avete tantissimi progetti, però vorrei entrare molto più nel dettaglio, quindi qual è l'oggetto dei vostri progetti? Allora, l'oggetto, io parlo di illuminazione, nel dettaglio appunto i nostri maggiori clienti sono amministrazioni pubbliche che devono riqualificare l'impianto di illuminazione pubblica, quindi sostituire la classica lampadina di vecchia generazione con degli apparecchi illuminanti a LED, per appunto ottenere un consistente risparmio energetico nei propri bilanci. Ecco, e chi sono invece i vostri interlocutori? Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, sono comuni. Sempre nell'obiettivo di soddisfare i comuni, noi abbiamo a che fare con grosse multinazionali o aziende di settore che si occupano appunto di energia, tra i quali possiamo citare Engie Energia, possiamo citare Enel, possiamo citare A2A, in passato è stato anche uno dei nostri clienti, per quanto riguarda appunto il settore pubblico rivolto ai comuni. Ecco, per quanto riguarda invece proprio i settori di competenza, diciamo, quali sono quelli che andate a toccare? Appunto, come dicevo, l'illuminazione, gli impianti fotovoltaici e gli impianti, l'efficientamento energetico, per esempio, degli edifici di proprietà dei comuni, quindi municipi, palestre, scuole, centri anziani, queste cose. Ecco, il cliente tipo invece da chi è rappresentato? Il cliente tipo è rappresentato appunto dall'ufficio tecnico dell'amministrazione pubblica che deve ammodernare le proprie strutture. Ecco, a livello geografico invece, lavorate più a livello nazionale o internazionale? Lavoriamo a livello nazionale con, diciamo, più intensità nel nord Italia, visto che è la nostra sede appunto è a Bergamo, quindi siamo concentrati e c'è molta più richiesta anche per un discorso territoriale nel nord Italia. Ecco, la sicurezza sul lavoro per voi è un tema molto importante. È un tema determinante perché quando si fa un progetto, nel progetto, ed è obbligatorio per legge, si tiene conto anche degli aspetti della sicurezza, quindi i lavoratori devono essere posti nelle condizioni di lavorare in sicurezza, di evitare per quanto possibile infortuni, e quindi il ruolo, oltre alla direzione lavori che tiene sotto controllo l'esecuzione corretta dei lavori, c'è anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza, per il quale è previsto una specifica abilitazione che io ho, che appunto controlla che i lavoratori lavorino con gli adeguati dispositivi di protezione individuale, abbiano dei comportamenti che siano efficienti, efficaci per evitare infortuni. Ecco, in questi 12 anni da quando è partita l'attività so che siete riusciti a portare a casa anche dei premi molto importanti. Sì, abbiamo avuto un premio da Legambiente perché abbiamo realizzato l'impianto, progettato l'impianto
il primo impianto in Europa ad impatto zero a livello di inquinamento luminoso verso il cielo. Ecco, diciamo che il tema ambiente è molto importante, per cui un premio di questo tipo è assolutamente dovuto. E per quanto riguarda invece i punti di forza, che cosa vi rende unici e vi contraddistingue dai vostri competitor? Allora, ci rende unici, secondo me, la velocità nel fornire soluzioni tecniche, perché di questo si parla, ai nostri clienti, che siano pubblici o privati. Che oggi è fondamentale la velocità. E di solito quando c'è una richiesta non solo di progettazione, ma proprio di informazione tecnica sulla soluzione, è molto importante la risposta veloce, e che questa risposta si deve basare sulla conoscenza di normative. Quindi uno dei lavori più importanti della nostra società, dei nostri collaboratori, è quello di tenersi aggiornato, informato sulle normative. Perfetto, e poi avete anche questa grande capacità di fidelizzare i vostri clienti. Sì, noi abbiamo clienti che tornano da noi dopo un'esperienza precedente, perché oltre alla competenza specifica di ciò che hanno fatto, hanno apprezzato anche l'approccio, il comportamento e ripeto, la competenza tecnica in generale. Quindi quando un comune ha fatto l'impianto di illuminazione pubblica, ci chiama magari dopo qualche mese per efficientare i propri edifici pubblici, quindi le scuole, come dicevo, il municipio e altre cose. Ecco, e tra i vostri punti di forza io metterei anche un bel know-how, perché è fondamentale. È inevitabile questo. E molta anche professionalità, che rappresenta un po' quella che è la vostra filosofia. Certo, professionalità, quindi le risposte immediate le abbiamo detto, ma anche risposte efficaci e che siano tecnicamente efficaci, ma che siano anche portino anche una correttezza nei confronti del cliente, perché questo, ripeto, deve avere un ricordo positivo da tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista strettamente tecnico. Ecco, cosa si intende per correttezza professionale nella pratica? Correttezza professionale significa avere dei comportamenti per i quali che non prevedono dei secondi interessi, perché purtroppo nel mondo professionale ci sono, ovviamente non si fanno nomi, però ci sono professionisti che molto spesso danno delle soluzioni tecniche, ma sono condizionati anche da altri interessi, perché se io fornisco la soluzione tecnica utilizzando un certo tipo di materiale, ne sto escludendo degli altri. In qualche caso, purtroppo, mancanza di professionalità, io fornisco un materiale perché ho un interesse economico a fornire quel materiale. Certo. Quindi diciamo che la professionalità significa andare ad analizzare semplicemente che quel materiale abbia costi e benefici adeguati al mio cliente, perché il mio cliente è colui che mi paga. E soprattutto che potrebbe tornare un domani. Certamente. Se io ho interessi diversi, il cliente non è stupido, se ne accorge subito, e quindi da domani cambierà il proprio professionista. Ecco, e parlando invece del domani in questo caso, quindi di futuro, quali sono i vostri progetti? I nostri progetti sono quelli sempre di ampliare i nostri orizzonti, acquisire commesse sempre più importanti, e ovviamente l'intenzione è anche quella di acquisire commesse, se possibile, anche all'estero. E quindi in generale ingrandire la nostra società, i nostri collaboratori e, perché no, anche la nostra sede, perché ovviamente va da sé che quindi che una continua necessaria espansione, e continuare così, visto che state facendo anche molto bene. Allora io saluto e ringrazio Nicola Mecca, amministratore unico grazie di Mecca Engineering. Grazie, e voi rimanete qui perché abbiamo ancora tantissime imprese possibili da scoprire insieme.